perso il collo. Grazie per la stanza ieri notte. Di niente. Chi era stavolta? La cuoca? No, la tipa del meteo. È scesa giù dal monte. Ah, la scienziata. Bella. Però è ossessionata dal lavoro. Ha parlato 2 ore di una tempesta e non lo so. Ne è valsa la pena? Oh, assolutamente. Ora posso morire felice. Dovresti. Signorina Potts. Ciao, Lenny. Anche lei? Non confermo né smentisco. Io devo parlare con mio padre. Poi mangiamo. Sì, ok. Prendimi qualcosa con piccante. Prendo quello che voglio. C'è questa iena in ginocchio, ok? Sta bene. Felice di vederti. Su, liberati. Allora ecco fatto. Merda, Giorda, non ti ho visto. Tu vieni con noi al Serevena. Vogliono me e Manny all'avamposto. Che andate a fare al Serevena? Stanno per evacuare l'hotel e la scuola. Recuperiamo provviste e riportiamo tutti alla base. Sul serio? Sì, è assurdo che alla fine siamo costretti a fuggire. Non si può ancora dire. Almeno Lia può rientrare prima dallo studio TV. Esatto, sì. Devo andare. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Ultimamente sta sempre con lui. Non ti preoccupare. Ehi, salve. Ah, Abby. Tutto bene? Alla grande. Potresti convincerlo a togliere questo affare? No, ah, ci ho provato. Sto bene. Te vedo orribile. Bueno, dobbiamo andare via. Pensa tu a lui. Va bene, ci provo. Che si mangia oggi? Burrito, di nuovo. Ok. Abby, che stai facendo? Ehi, tenemo spressa, dammi 3 burritos. Eh no, mettiti in fila. Che cazzo? Scusami. Rispetta la fila come tutti gli altri. Scusa. Stiamo andando al fronte. E dai. Che vergogna. Perché ne hai presi 3? Ridanne uno. Ehi, non preoccuparti. Mel verrà con noi. Manny. Dov'è il tuo zaino? In camera? Perché mi stai facendo questo? Perché vi voglio bene. Credono che il mondo e sono stanco di queste cazzate. Lei sa che vengo anch'io. Sicuro. Ed è d'accordo? Sì. Perché il tuo sì sembra un no? È solo l'accento. Senti, non fare la paranoica. Secondo me ti diverti a mettermi a disagio. No. È la vostra occasione per lasciarvi tutto alle spalle. Ci saremmo scambiate 2 parole dopo Jackson. Dovrei fare finta che non sia successo niente. Certo che no. Dovete parlare e chiarirvi. Anche lei voleva vendicarsi su Joel. Ma lei non è come noi. Non aveva mai visto niente del genere. Ammazza iene di continuo. Con Joel è stato diverso. Ricorda, noi siamo soldati. Lei è un medico. Abby, siamo una famiglia. Fallo per me, ok? Ci proverò. Non chiedo altro. Prepara le tue cose, passo a prenderle. Sì. Fai la brava. Crepa. Scienziata, eh? Ti hanno richiamato? È solo un cambio di sede, tranquillo.
Quando sei lì, puoi passare da mio padre. Sta... non lo so. Peggio. Come peggio? Si lamenta di continuo per un dolore ai polsi. Non regge neanche le posate. Forse deve aumentare gli antidolorifici. So che vi hanno trasferiti alla 96. Sì, mi piace. È piena di famiglie giovani. Siete emozionati? Per il bambino? Vedere tutti quei ragazzini? Sì, mi sto preparando. Tra pianti e strilli, Owen sarà impazzito. Non l'ha ancora vista. È fuori in missione con Danny. Danny? Cavolo. Grazie. Povero lui. Già. Registro Ellis. È dentro a giocare. Ehi, bella. Ehi, cagnolona. Mia ragazza preferita. L'unica che ti sopporta. Non essere geloso. Ehi, Ala, andiamo ai camion? Andiamo ai camion. Ehi, ciao, Orso. Eri con Gianni ieri sera? Ebbene sì. Sporcaccione. Che ci fai in città? Qualcosa per Isaac. Vive isolata per quel lavoro. Guarda che a lei piace. Chiedile dei cumulonimbi. Ehi, Abby. Ehi là. Se non altro non deve combattere. E ti sembra un vantaggio? Io sarei volentieri in città. Ciao, Pa. Ehi. Ehi, Pat, dammi il solito. Gli ordini. Gracias. Che camion ci sono? Prendi l'S24. Guido io. Tu firma. Pendejo. Grazie. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Scaldiamo un attimo. Sì, sì, la mia topolona. Mi sei mancata. Alice sta davanti. Ma lei è incinta. Le serve un po' d'aria. Così potete parlare. Come sempre mi posso. Gracias. Accettato incarichi esteri. Tu e ora. Senti. Ehi, Manny, dove vai? Al 2. Camion S24 diretto al 2. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. So che un vivaio è andato. Già. Avete in programma di recuperarlo? No, per Isaac non è importante. Stiamo pescando molti salami. Che volevi dire su me, Owen? Non lo vedo da 2 settimane. Non fa che accettare nuovi incarichi. Con te ha parlato, ti ha detto nulla?
No, noi no. Insomma, l'ho vista immensa, ma ci siamo noi. Jackson, sì. Non andrei dietro. Reggetemi! Uccidiamo quei lupi! Troppo esposti. Ora centriamo.